vogliamo chiedere di essere un po' ascoltati, perché questo lockdown fatto in questa maniera, con alcune categorie chiuse, alcune aperte, i calzini sì, le mutande no, ci sembra che non sia prima di tutto un vero lockdown per la salute comune. E poi è discriminatorio, perché in alcuni posti possano vendere, in altri no. E quindi non si riesce a capire il perché, non abbiamo avuto le spiegazioni. Decreto di Sono ristori, da noi non è arrivato niente. La situazione è drammatica, perché il Natale è il 50% del lavoro di un negozio. I negozi sono strapieni di merce, le merci vanno pagate, gli affitti vanno pagati, i dipendenti vanno pagati. Se non si lavora è drammatico, e anche con gli aiuti di ristori. Sicuramente non verrà pagato tutto questo, verrà Anzi, soltanto un'elemosina, insomma, come sempre. per quanto riguarda Ascolti, stendiamo un pietoso plaid, non un velo, un plaid, stendiamo. sul discorso dei Negli aiuti dei locatari, dei proprietari dei negozi. Noi non siamo disobbedienti, noi siamo disperati più che disobbedienti. Noi non vogliamo fare disobbedienza, non vogliamo essere dei criminali né niente, non vogliamo mettere a rischio la salute di nessuno, ma vogliamo soltanto lavorare, lavorare in sicurezza e lavorare per sopravvivere anche, ecco, perché il lavoro è un diritto di tutti. E noi si Decisamente. spera che cambi il treno, che cambi indiscutibilmente, perché sennò la disperazione è molto alta e poi non si sa bene cosa può frullare nella mente, ecco. Non so se si riuscirà veramente poi a non fare una disobbedienza. Spero di no, spero che comunque si riesca un buon lieto fine per tutti, anche se il lieto fine non sarà, perché il Natale ormai è compromesso, ma insomma, guardiamo di salvare il salvabile, ecco. Noi avevamo anche pensato di fare proprio di aprire tutti, a prescindere dalle multe, a prescindere da tutte le altre cose, perché siamo veramente molto arrabbiati. Ora vedremo, perché naturalmente bisogna essere tutti d'accordo e vedremo un attimino cosa fare, perché così a stare altre 2 settimane chiusi, soprattutto in questo momento che si avvicina il Natale e potremo lavorare, è il periodo dell'anno migliore per noi, quindi siamo veramente pensierosi, abbiamo una famiglia da mandare avanti, abbiamo tante spese perché comunque abbiamo investito nella merce. La posizione è drastica, cioè proprio drammatica direi, perché siamo molto arrabbiati, perché si vedono tutti, quasi tutti aperti, tranne noi commercianti che siamo penso quelli un pochino più anche attenti, perché comunque in un negozio come il mio, per esempio, che sono su 50 metri quadri, possono entrare massimo 2 persone alla volta, igienizzandosi le mani, toccando, essendo uno distanziato dall'altro a 1 metro, quindi comunque il pericolo è veramente minimo. Poi vai nei supermercati, vai negli autobus, vai in qualsiasi altro posto e sono tutti appiccicati, quindi non si capisce veramente il motivo per cui o stiamo tutti chiusi o stiamo tutti aperti. Il proprietario per fortuna ci è venuto un po' incontro, però comunque l'affitto va pagato e se una persona non incassa, con tutta la merce che una persona deve pagare, come si fa? Poi bisogna fare spesa, bisogna mangiare, bisogna pagare i mutui della casa, non c'è solo il negozio, ci sono anche altre cose, quindi siamo veramente molto in difficoltà. Grazie.